È la fine di un incubo. Il Pescara al settimo tentativo fa centro, porta a casa la prima vittoria in campionato e lascia l'ultimo posto in classifica. Baroni mette mano in maniera pesante alla formazione, cambia il portiere gettando nella mischia Resti e lasciando in panchina Fiorillo, dà spazio a Ćosić al fianco di Zuparic, con Pesoli in panca e davanti si affida al rientrante Maniero. Le mosse pagheranno tutte, anche se l'avvio di gara è stentato e risente del momento negativo. In 35 minuti si vedono soltanto una punizione di Pucino centrale parata da Paroni e la risposta dell'Entella con un colpo di testa di Malele parato da Resti. La svolta della gara arriva appunto al 35esimo, quando un raptus masochistico di Rinaudo spiana la strada della vittoria al Pescara. Il difensore sul calcio d'angolo colpisce con un pugno Maniero in piena area. In un solo colpo guadagna l'espulsione e il rigore per il Pescara. Lo stesso Maniero trasforma in maniera impeccabile, aprendo di fatto il trionfale pomeriggio. La partita cambia, anche se al 48esimo il Pescara prova a tornare quello delle prime sei partite, con Politano che serve con leggerezza all'indietro a Resti, senza avvedersi della presenza di Sansovini, che viene però fermato in maniera tempestiva e pulita dallo stesso Resti. Nello spogliatoio Baroni lavora evidentemente di training autogeno, tanto è vero che il Pescara ne riesce rinfrancato e con parecchia autostima. Dopo 7 minuti raddoppia, Politano serve Bjarnason, l'islandese fa la torre di testa per Maniero, che si porta la palla in avanti con la testa e poi fulmina sul primo palo Paroni. 7 minuti e partono i titoli di coda sulla gara. Volpe e Russo la combinano grossa nella loro area e lasciano in pratica a Maniero la possibilità di calciare da solo in piena area, un vero e proprio rigore in movimento. L'attaccante in giornata non sbaglia e porta così a casa il pallone della prima tripletta in carriera. L'Ariatico fa feste e non si preoccupa nemmeno quando Sansovini fila verso l'area pescarese e calcia, ma non è giornata. Al 32esimo Politano prova a cercare il poker, ma la mira non è quella giusta, così come lo è invece quella di Pasquato, che dal limite fulmina Paroni ancora una volta con un diagonale che si infila nell'angolino basso. La festa è completata, vorrebbe partecipare pure Lazzari, ma Paroni dice di no. Il sospiro di sollievo che si alza dall'Adriatico lo sentono per tutta la costa. Il Pescara è tornato alla vittoria dopo 5 mesi ed ora le cose potrebbero anche cambiare. Finalmente abbiamo trovato questa vittoria che credo che sia strameritata anche per come la squadra ha saputo anche gestire questo momento di grandissima difficoltà. Per di più difficoltà dovuta non tanto all'espressione di calcio creata, ma un pochettino anche per alcune situazioni che ci hanno penalizzato, secondo me, oltre misura. Quindi adesso ci prendiamo questi 3 punti che erano importanti per noi, ma principalmente anche per l'aspetto così mentale, e adesso ci ributtiamo subito nella settimana che ci attende, una settimana importante e anche difficile per le assenze che avremo per la nazionale. Noi i primi 30 minuti sapevamo, io ho chiesto ai ragazzi nel preparare la partita, avevo chiesto equilibrio e anche pazienza, no? Perché sapevo che loro sarebbero venuti arroccati, chiusi, e non è facile con le pressioni che avevamo noi in questo momento. La squadra pian piano ha trovato anche i presupposti per andare a fare quello che dovevamo fare, cioè di vincere questa gara indipendentemente rimanendo equilibrati con la linea alta come oggi hanno fatto i ragazzi, quindi concedendo poco a loro, anche se oggi un paio di passaggi ci hanno voluto mettere nelle condizioni di andare un pochettino in difficoltà, però non ricordo tiri in porta, quindi comunque io credo che oggi Pescara abbia fatto quello che doveva fare.